Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Crusaders Kings 2 con la nostra dinastia. Bene, nell'ultima puntata il nostro erede, Larus, è diventato re d'Inghilterra. Non so come, però è diventato re d'Inghilterra. La cosa interessante è che a quanto pare prenderà anche in eredità la contea di Treviso. Cosa in più? Per dire, sono contento. Solo che la dominazione del Duca Pera non è tanto ben vista. E infatti stanno facendo una guerra per rivendicare un altro tizio. La duchessa di Northumberland stava in combattimento contro questa qui. E Pera non credo che abbia così tanti uomini. Spero che mi chiami in questa nuova guerra. Perché sennò diventa un bel problema. Io adesso voglio capire che vogliono rivendicare. Rivendicare Re Gilbert. Chi è Gilbert? Fammi cercare tra i personaggi. No, 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 questo. Tutto. Cerca personaggi. Gilbert. Regno. Ricerca globale. Gilbert. Ce ne sono questi di Gilbert. Dovrebbe essere un inglese. Però come faccio a capire chi è Gilbert? Nel Regno d'Inghilterra dovrebbe essere. Sei tu? Dovrebbe essere uno che ha una rivendicazione sul Regno d'Inghilterra. Non rivendica il Regno d'Inghilterra. Tu allora? No, tu non rivendichi nulla. Tu rivendichi la contessa lì, la contea di Eves. Tu sei scozzese, dell'irlandese, quindi nada. Vediamo gli scozzesi. No, non è scozzese. Non è questo. Non è quest'altro. Non è quest'altro. Non è il sud Italia. Ecco. Forse questo qui. No, non è questo. Nemmeno questo. Ah, ma chi è che stanno rivendicando? Non lo so. Beh, vediamo se mi chiamano. Perché quello che volevo fare è scoprire chi era quello che rivendicavano. Per poi dopo ucciderlo. Ecco, però se ci fosse un modo per capire tutto. Chi è Gilbert, però? Non si capisce. Boh, io provo a uccidere te. Provo a ucciderti. Beh, non importa, faccio un altro tentativo. È rimasta ferita lei. Non importa. Ah, volevano uccidermi. Sti tizi. Allora, vediamo di ucciderla. Sì, l'abbiamo uccisa. Ah, si sono uniti altri regni contro Reoberi. Voglio rivendicare un po' di tizi. Ah, è morto. Un altro tizio, qua dobbiamo fare un po' attenzione, che qua vogliono rivendicare tutti. Attenzione. Se apriamo il piano per qua uccidere un tizio.
C'è anche il Sacro Romano Impero dalla sua parte, quindi dovrebbe farcela. Ok. Intanto vediamo un attimo qui. Da detratto, uccidiamolo. Shiad per la Sicilia. Che cazzo? Hanno fatto la Shiad per la Sicilia, hanno vinto. Si hanno scoperto un complotto di cui facevo parte. Qua bisogna vedere un attimo, però, come si sta cavando l'Inghilterra. Speriamo che sia così. Ma chi vogliono rivendicare in questa guerra che non ho capito? Perché se lo sapessi, potrei uccidere quello che stanno rivendicando. Ma chi è Gilbert? Tu la stai perdendo? Comunque la guerra? Sì, c'è un pari merito, diciamo. Io non riesco a mandare uomini. Ne manderei volentieri, però non riesco. Qua si stanno ribellando tutti. Oddio, ho un bel problema. Ah. Questa guerra la stai vincendo. Ah, no, la sta vincendo Larus alla fine. Però questa qui per l'indipendenza del Connacht sta vincendo il Connacht. Non è tosto che. No, però Larus se la sta cavando. Ok. Qui intanto facciamo altri complotti. Oh, mi hanno scoperto il mio complotto. Non importa intanto se hanno scoperto il mio complotto perché. Brescia? Ah. Lel si stanno ribellando contro. Brescia si sta liberando contro la Lombardia. Comunque, se scopri i miei complotti, va bene che vuol dire che più persone vogliono uccidermi. E se mi uccidono, io posso passare da. Chi è? Ah, mia moglie è morta. Ah, posso sposarmi. Faccio che sposarmi con una principessa del Sacro Romano Impero. Prendiamo più prestigio. Ok, l'abbiamo ucciso. Ok, stiamo vincendo qui. Se riusciamo a ucciderti sarebbe una buona cosa, signorina. Possiamo uccidere chi? Ah, possiamo arrestare Vescovo lì, tizio. Che ci voleva. Voleva. Non ha agito con onore, forse voleva ucciderci, ma non importa. Abbiamo preso in prigione il Vescovo di Pinerolo. Molto bene. Ok, la signora per poco non mi assaliva appena è entrata in sala. Purtroppo mi ha detto che mio figlio Ferdinando l'ha di nuovo insultata. Cara, sei grassa. No, vediamo un po'. Tratto onesto cosa dà? Più diplomazia. Ma sì, va bene. Tratto onesto è buono. Aumenta la diplomazia. Però il Sacro Romano Impero ci sta aiutando. Cioè, abbiamo fatto un'alleanza con Francia, Sacro Romano Impero, Inghilterra e Savoia. È una cosa grandissima. Cioè, un'alleanza imbattibile, credo. Possiamo quindi, appena morirò. Ah, a proposito, alcuni di voi mi hanno chiesto se c'è un modo per morire. C'è un modo per morire. Ci sono modi per morire. Però, bisogna contare che. O ti fai uccidere in battaglia, tutte queste cose qui, però c'è un modo per suicidarti. Però devi avere il tratto depresso o stressato, credo, o lunatico. Forse no, no, depresso. Devi essere depresso, c'è un evento. Suicidati e tu ti puoi suicidare.
Niente di che. Un evento che può esserci. Però c'è anche un altro modo per uccidersi. Non è fare uno screenshot, ma è praticamente andare nei cheat e scrivere die e muori. Abbastanza bellamente. Puoi morire. Bella, no? Puoi morire. Quindi, così. Tutto bello. Si può morire, si può morire. Quindi stiamo vincendo tutte le guerre grazie all'alleanza che abbiamo creato col Sacro Romano Impero. Il conte di Nizza vuole rivendicare il mio titolo. Ce l'hanno fatta? Sì, Larus ce l'ha fatta. Gli eredi. Oh, sono morto! Luca Pera è andato in paradiso all'età di 61 anni e gli ha avuto una morte naturale. Lunga vita al re Larus. Così sia. Guarda qui. Ok, ricapitoliamo. Sono il re d'Inghilterra adesso, pochi cazzi. Ho la contea di Aquitania. Ho i domini sabaudi e i domini inglesi. Putana. Cioè, che roba figa. Ecco, però la prima cosa che devo fare è unire le corone. Perché questa corona qui è mia. Contea di Piemonte, Ducato di Piemonte, sì, dominio del detentore, Regno d'Inghilterra. Vediamo un attimo le leggi del Regno d'Inghilterra. C'è la Javelkind. E io preferirei però una primogenitura. Mi piace un po' di più la primogenitura, la Javelkind non è che mi piace tanto, quella di elezione possiamo anche evitarla. Quindi siamo i re d'Inghilterra. Ok, ora dobbiamo sistemare un attimo il mio regno. L'Inghilterra è un posto difficilissimo da governare, ve lo dico subito. Io voglio rendere i miei figli inglesi, quindi li farò educare tutti in maniera inglese. L'Inghilterra è un posto difficilissimo da regnare, perché i signori si ribellano sempre e ci sono. È un posto molto instabile, molto instabile. Ci sono guerre, però voglio governare col pugno di ferro. Posso rivendicare anche certi territori del Kaiser Andreas, che oltretutto. Ah, è sposato con mia sorella, già sì, con Bassa. Quindi diciamo che siamo anche un po' imparentati con gli Asburgo, ed è una buona cosa. Qui portiamo avanti l'assedio e dobbiamo nominare un po' di nuovi tizi al consiglio. Capo delle spie, tu quanto hai? 22, no, va benissimo così. Creiamo truppe. Domini diretti che ho sono. Fatemi vedere. Che domini ho direttamente? Sono. Re d'Elia, Treviso, Chelsea, Castello di Paese. E ho come titoli Regno d'Inghilterra, Ducato di Savoia. Direi anche di abolire il Ducato di Savoia perché non voglio che poi dopo si creano cose disfatte. Quindi, appena toglierò la Javelkind, toglierò il Ducato di Savoia. Dopodiché, vediamo un po' che altri domini ho. Ducato di Piemonte, vorrei abolire anche questo. Contea del Middlesex, Contea di Saluzzo. Ho una rivendicazione forte su Albarracin. E ho una rivendicazione debole sul titolo di Savoia, Forcalquier e Albarracin. Io ho. Quante truppe ho? 17.000 in totale. Sono tanti. Potrei rivendicare anche Forcalquier, se voglio. Se voglio, sempre. Quindi appena risistemo, faccio un attimo un po' di. Tranquillizzo un po' la zona. Ah, che cos'è? Credo che uno dei tuoi vassalli possa essere scoraggiato per essere entrato dentro fazioni cospiratorie. Come procedere?
Minacciamo il vassallo? Sì, minacciamo il vassallo. Sì, ci chiede perdono. Ah no, sta facendo dei complotti contro di me, allora la smette di fare complotti. Giusto per vedere, i miei vassalli hanno un'opinione positiva o negativa nei miei confronti? Credo negativa, credo fortemente ne negativa. Però vediamo un po'. No, in generale alcuni ci stanno, sono abbastanza contenti. La maggior parte sono tutti imprigionati. Breve regno, vabbè. Sono anche straniere per questo che mi odiano. Sì, l'opinione che ha il re Larus aumenta lì. Successione dei vassalli problematica. Tu vuoi, che titolo vuoi? Ducato di Piemonte. No, i Savoia no, assolutamente no. Savoia, lasciamoli stare, danno problemi. Successione ai vassalli, problematica. Tu sei il conte di Bedford. E l'erede è il re di Francia. Ora, tu sei abbastanza giovane. Tuo signore, questo? E quindi praticamente se muori adesso il regno passerà alla Francia. E parliamo di questa provincia qui. Però dovresti crescere tu, su via. Crescerai. Al massimo posso farti togliere il titolo, se voglio. Tu che ti sei ribellato contro di me, ti metto nelle segrete. Via, nelle segrete. Tu vuoi fare una rivendicazione sul mio titolo? Di Viradas. Facciamo uccidere. Uccidiamolo. Tu ti vuoi arrendere? Molto bene. Si è arresa. Ok, tutte le guerre di indipendenza che volevano fare sono finite molto male. Noi siamo i re d'Inghilterra, cazzo. Se abbiamo assassinato pure quello che rivendicava il nostro titolo. Bene. Io quello che voglio fare poi dopo è rendere il Ducato di Savoia indipendente. Più avanti, però quando si passerà a Europa Universalis metterò nelle segrete tutti quanti perché non va bene, si sono ribellati contro di me. Devo avere pugni di ferro. Comunque voglio lasciare a questi questo regno qui di Savoia e anche il regno di Aquitania a parte, non li voglio più. Poi dopo quando si passerà in Europa Universalis organizza un grande torneo. Sì, possiamo organizzare un grande torneo che così almeno così i vassalli vedranno un po' di buon occhio. Intanto, ti posso arrestare? Canterbury. Ah, magari no. Mi vuoi un po' bene, dai, no. Tanti prigionieri, vediamo un po' che fare. Giustizia il prigioniero. No, io direi di tenere tutti in prigione per il momento, i miei vassalli. Che così non ho problemi, riesco a controllare tutta la situazione con i miei vassalli in prigione. Ok, per i prossimi 2 mesi scontreranno i tizi d'Inghilterra. Ovviamente il torneo che cosa fa? Aumenta un po' il prestigio e aumenta di tanto l'opinione che i vassalli hanno nei miei confronti. E quindi è un'ottima cosa, siccome sono un regnante di cultura diversa. Ah, hai vinto. Jean de Warren, di Canterbury. Sì, valorosa prestazione. Sì, sono contenti questi qui che hanno vinto. Ah, alla successione perderò questi titoli. Principessa, ah sì, che passeranno i miei figli. Sì, saranno in eredità ai miei figli, questi territori qui. Molto bene. Sto guardando un attimo una cosa che non ero tanto convinto. Quindi, Brancaccio adesso quanti sono?
28. Adesso c'è un nuovo ramo, ricordo, che non è più il ramo di Pera, ma è il ramo di Larus II o Larus I, non so come definirlo. Tanto la regina Caterina, che è il casato della torre, che lei, oltretutto, è la duchessa di Treviso. Molto bene. Ah no, Julien adesso regna. Anche i Brancaccio adesso regnano a Treviso, molto bene. Ah, ci sono un po' di rivolte paesane. Beh, col pugno di ferro si combatte. Ora. Beh, qui me le prendo. Anzi, no, mettiamo i vassalli, va. Metti i vassalli qui. Mettiamo qui tutti i miei vassalli d'Inghilterra, poi quelli di Irlanda o altri paesi, non importa. Questi qui neanche. Ok, possiamo andare a combattere contro i paesani. Stiamo imprigionando in quella zona lì, bene. Ok, abbiamo vinto. Seguiamoli ancora. Non avranno scampo. Ah no, si stanno ancora ritirando. Bene, abbiamo vinto. Ora, offri la pace, poni richieste e abbiamo vinto un'altra ribellione. Molto bene. Posso fare delle rivendicazioni ducali anche nella contea di Desmond, che si sta ribellando. Ah no, non è indipendente attualmente, che è il tuo signore. Vabbè, aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo. Voglio un attimo stabilizzare il regno prima di dichiarare guerre. A caso. Sì, va. Dichiara guerra a chi vuoi. Oh, la Savoia si sta ribellando. Avrebbe voglia di dichiarare guerra. La Savoia prenderla. Attualmente. Ma no, 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 lascialo stare. Non voglio avere troppi casini. Aspettiamo un attimo. Stiamo guadagnando tantissimo di oro. Mettiamo tutti nelle segrete. Guardate che bella barba che c'ha Re Larus d'Inghilterra. Vediamo un po' i suoi tratti. Abbiate storia di trame, gobbo, vabbè. Come tutte le mie figlie che sono... Che sono già. Ho solo figlie, non ho altri figli maschi. È un po' un problema questo. Riesco. Ah no, devo regnare per 10 anni, devo essere in pace. Voglio cambiare legge però, di successione. Ah, sì, a tre. Ne hanno dichiarato morte a uno. Vabbè. Tu vuoi fabbricare rivendicazione su che titolo? Su Nuberland. Ah beh. Fate quello che volete, se entrate in guerra però io vi dichiaro guerra, a volta mia. Ok. Bene, credo di essere forse tra le potenze più importanti attualmente. L'Ungheria è indipendente? Si sta ribellando? No. Dipendente. È di Ungheria però è di cultura inglese. Oh, che carini. Ok, vediamo però il dominio di Inghilterra, d'Irlanda. L'Irlanda ha ancora un dominio lì, Tizio Caia, in Ungheria, però ha ancora altri domini qui. L'Irlanda non è più così tanto potente. Ok, abbiamo anche l'Aquitania, eh. Ah, comincio a pensare di piacere alla principessa Isabella, mio vassallo. E chi è il genitore? Ah, tu sei figlia del vecchio re d'Inghilterra. E tuo fratello. Ah, sì. Tu eri forse della vecchia casata. Sì, facciamo un passo.
Sono andato nella stanza della signora Isabella. Questo mi ha fatto un grande inchino. Ah, è gradevole di essere re. Ok, io, re Larus, oltre a essere il più grande tra i re, è anche Che cazzo Gerusalemme? Cosa ci fa Gerusalemme? Ma perché? Gerusalemme in Irlanda. C'è in Galles. Il regno di Gerusalemme in Galles. Che ci fa poi qui il dominio Veneto? Vabbè, non importa. Oh, il Sacro Romano Impero è un po' in ribellioni. Ci sono un po' di ribellioni. Ah. Adesso però non sono più della mia stessa casata. Ah, non va bene. Sono un grande esperto dell'arte della guerra e ogni tanto mi dimostro addirittura incompetente nel maneggiare armi e cavalli. Per fortuna sono in grado di manipolare le persone. No, lasciamo che Robin si prenda la responsabilità. Non voglio avere problemi poi dopo con gli altri tizi. Ah no, vabbè. Intanto, devo ricercare tecnologie culturali in Inghilterra. Tanto, vediamo un po' di tecnologie come siamo messi. Ah, costumi religiosi aumentiamo, anche pratiche commerciali, così a caso. Sembra che la mia scappatella con la principessa Isabella, principessa Isabella abbia portato una gravidanza. Fortunatamente, Duca Wallenar crede che il piccolo Avise sia suo. Oddio. Vabbè. Vabbè. Ok, questa qua è, diciamo, una mia figlia bastarda. Ah, vuoi entrare contro gli Anjou? Va bene. Ti darò una mano allora. Ah, c'è una guerra civile. Ce la faranno da soli, non ci sono problemi. Dobbiamo cambiare assolutamente però la legge di successione. Però dobbiamo passare un po' di anni prima. Tanto i vassalli hanno un'opinione positiva di me. Io no, i butler non tanto. Direi che te ti posso uccidere. Anzi, posso togliere. Posso trasferire. Ah no, posso togliere tutti i titoli che voglio. Allora, togliamo la contea di Connacht da te. Via. Boom. Sei più la contessa di Connacht. Sarebbe indicarti toglierti qualche altro titolo? No. Poi vediamo un attimo un po' tre altri tizi in prigione che abbiamo. Prigione, ecco. Poi la duchessa di York. Via la contea. Revoca titolo. Ducato di York. Via. Però sei ancora la duchessa di Lancaster e di York. Vabbè, non importa. Poi dopo. Ecco, tu. Cosa ti tolgo? Il ducato di Tizukai? Ah no, tu non sei proprio uno che ha fatto tanto male al mio regno. No, nel resto posso lasciarli tutti lì finché marciranno. Bene. Ah sì, vuoi educare la mia figlia? Sì, fai pure. Sarà il mio nuovo capo delle spie? Sì. Perché no? Cambio i capi delle spie ogni tanto. Il cancelliere non mi piace molto, però, Prendiamo Ferdinando. Brancazzo. Dovrei assegnarti pure una contea. Che in teoria era il vero erede della contea di Savoia. Posso assegnarti il titolo terriero del Ducato di Savoia. Non lo so, vedrò, vedrò.
Non ti assegno ancora nulla, però ti faccio fare un po' di diplomazia dentro il regno. Così pacifichiamo un po' tutti. Ah, che bello essere re d'Inghilterra e tutti questi. Così. Dolcemente e delicatamente uniamo i nostri corpi in uno solo e ritroviamo l'atmosfera familiare di abbracci, toccarci e amarci. Di abbracciarci, toccarci e amarci. Un amore tenero scongela questo vecchio cuore. Oh, può diventare lussurioso. Oh mio Dio. C'è un 20% che io possa morire. Durante l'atto. Vabbè, vediamo. Ah, non sono morta per fortuna, dai. Ah, beh, ci mancava solo altro. Le Re Larus, grande. Comunque un bel Don Giovanni, Larus. Tale nome. Vediamo un po'. Tutta la tua moglie precedente era la contessa di Treviso che è morta. Adesso tu sei sposata con quelli della torre. Ah, erano i duchi di Lombardia. Filippo della Torre. Vabbè, siamo anche un po' imparentati con la dinastia lombarda. Ci mancava solamente che comunque Larus è grande re, che è diventato re d'Inghilterra, tipo una sorta di Carlo V, morisse in questa maniera. Ci mancava solo questo. Beh, Federico Barbarossa è morto attraversando un fiume, quindi. No, Federico II. Ops. Sbagliato. Tanto, cerco se qualcuno io vuole uccidere. Intanto, io quanti anni ho? 53. Mia figlia, sposata per via trilineare con i Nicolt, che sono un casato tedesco. Ok. Molto bene. Mia figlia, Julienne di Treviso. Che è di cultura franca, lei. Io voglio che però la maggior parte dei miei figli diventino di cultura inglese. Perché sennò. Caterina della Torre vuole uccidere la principessa Isabella d'Inghilterra. Ah, chi? Ah, vuole uccidere una delle mie figlie? Isabella. Ah, no, 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 vuole uccidere la mia amante. Ah, lol, si odiano un po'. Ma no, no, che casini. Ok, qua abbiamo vinto un assedio. Vabbè, non importa. Sì, gli orchi mi amano un po' di più. Molto bene. Che bello, però. Ah, mia moglie Caterina è incinta. Speriamo che sia un maschio. Tanti auguri ai figli maschi, come si dice. Timuridi, guardate come stanno conquistando. Oggi mio nipote, da parte di sorella Guigè, mi ha chiesto di concedere un feudo go da governare. Chi sei? No! No, scusa, non sei del mio casato, perché ti attende la carriera ecclesiastica. È arrabbiato con me, scusa, però tu non sei della mia dinastia. L'erede è il tizio di Bedford. Aspetta. Posso revocarti un titolo? No. Perché l'erede è sto qui. Questo qui potrebbe. Ah no, no, no. Ha come erede. L'erede di sto qui è re d'Inghilterra. Quindi tutti i suoi titoli passeranno alla casata inglese. Che sono piccoli territori. Ha un'altra figlia. Caterina, chiamiamola allora. Oh, solo figlie. Dunque, quindi dovrei passare a te. Ah, sì, erete al titolo del Regno di Francia. Cioè. Ah, sei uno degli eredi. Autorità della Corona Media. Ah, sì, ma è l'Irlanda che sta parlando, non me ne frega. La Cornovaglia è indipendente? Sì che è indipendente. Posso dichiararvi guerra? Cornovallesi?
No, facciamo che fare una cosa. Offri vassallaggio. No, non vogliono. Allora facciamo che fare una cosa. Fabbrichiamo la rivendicazione sul loro titolo e prendiamoci la Cornovaglia, che deve essere nostra. Ah. Ah, volevano uccidere lui. Ah, vabbè, non me ne frega, sinceramente. Puoi morire tu del casato Borgogna. Ah, non importa quanto discreto sono stato con la mia amante, la mia Caterina ancora riesce a insospettirsi del mio comportamento. No, penso che potrei aver provato troppo a essere poco appariscente. Vediamo un po'. Ah, spendiamo un po' più di tempo con lei. Quindi adesso abbiamo sempre come amante però Isabella di Munster. Ah, sei pure la duchessa di Munster, molto bene. Ah sì, ti liberiamo, dai. Sei il vescovo di Pinerol. Ah, Ferdinando. Che titolo vuoi? Sì, ti darò un titolo, Ferdinando. Ti darò un titolo. Anzi, te lo darò subito. Vediamo un po'. Middlesex, no. Saluzzo. Facciamo così. Ti diamo una contea abbastanza grande. Che così riuscirai. Il Ducato di Savoia. Così riuscirai a controllare tutti questi territori qui. Giù. In Italia. Tanto io governerò il nord. L'Inghilterra. L'Aquitania è sotto chi? Catia Aquitania sotto Teobald dei Warren. Sono potenti i Warren, eh? Hanno tutto Canterbury e tutta l'Aquitania. Dobbiamo fare attenzione a loro. Possono essere un problema. Ok, Brancazzo. Sono tornati in Savoia adesso. Sì, va bene. Si parla ancora. Questi qua sono eventi piccoli. Non tanto importanti. Tu sposati però, eh. Ti puoi sposare. Facciamo un matrimonio combinato, eh. Te, tu ti sposerai. Ah, vuole un'alleanza migliore. Vabbè. Sposati con chi vuoi. Però l'importante è che ti sposi. Mio vassallo, Duca Christopher di Lancaster. Chiedo un nostro vassallo di rango inferiore venga sottoposto al suo vassallaggio. Apprezzo i miei vassalli, facciamo, va. La Cornovaglia la stiamo rivendicando, dai, su, 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 su. Dobbiamo prenderla. L'Irlanda. Possiamo dichiarare guerra? Sì. Posso rivendicare il Desmond. Direi di andare in guerra allora. Visto che l'Irlanda è debole. Ora. Mettiamo tutte le leve qui. E conquistiamo subito la contea di Desmond. Sì, le vassalle messe troppo a lungo, non importa, però noi dobbiamo prendere questa contea. Poi devo anche migliorare Londra. Vediamo un po' come Londra. Oh, cantiere castellano. C'è una lizza da giostra. Messa bene Londra. Dai, Westminster, anzi. Londra com'è? Ah, anche qui a cantiere cittadino. Ah, è una bella città, va? Bella grande. Ah, ci genera anche un po' di soldi, 52 all'anno. Tanto, è tantissimo, anzi. Bene, abbiamo una buona città. Abbiamo dominio un po' dappertutto. Cioè, gli inglesi sono OP attualmente. Però non ho mai giocato con gli inglesi io. Ho solo fatto un in Crusader Kings, mai tanto. Ci ho giocato poco, solo lì lo scenario lì della conquista normanna, che quello lì è carino. È fighissimo perché ci sono
tutti e tre, sia il re d'Inghilterra, sia William, sia Harald Hardrada, che hanno tutti quanti 12.000 uomini. E quindi è proprio molto tattico. Devi stare attento a quello che fai. Spesso la tattica migliore è imbarcare tutti gli uomini, aspettare che gli altri due fanno battaglia, e poi dopo arrivare lì e prendere gli scarti. Di solito la tattica migliore. Oppure aspettare che uno vinca la guerra sull'altro e poi dopo continuare. Un pazzo, arrestatelo. No, i fraticelli no, per piacere. Beh, gente, ho fatto un video un po' lungo, non mi sono accorto del tempo che passava. Beh, pazienza. Beh, per questa puntata è tutto. Mi scuso se il video è stato un po' lungo, però mi emoziona fare il re d'Inghilterra. Credo che questa qua è l'ultima la penultima puntata di Crusader Kings 2. Quella prossima molto probabilmente sarà l'ultima. Perché ovviamente poi dopo trasferirò i salvataggi su Europa Universalis. Vi dico subito, se sarò ancora il re d'Inghilterra, terrò solo i domini delle isole britanniche. Il resto darò a miei vassalli, brancazzo, così l'Aquitania sarà un regno sempre brancazzo, sarà un regno brancazzo, quindi sarà lì da solo. E comunque governerò solo più sull'Inghilterra. Ve lo dico subito perché se no la situazione diventa troppo complicata e troppo incasinata. Poi non sarebbe nemmeno tutto sto divertimento, Quindi vediamo un po' come fare. Per questa puntata è tutto, scusate per il video troppo lungo, però credo che sia divertente giocare con la dinastia, vi sta piacendo, sono molto contento. E alla prossima gente, dall'area è tutto, ciao!